abbiamo riletto l'annuncio a Giuseppe, l'annuncio a Zaccaria, l'annuncio a Maria. Oggi il Vangelo ci presenta l'incontro tra Maria ed Elisabetta, un incontro tra due cuori toccati dalla grazia, dall'amore di Dio incarnatosi nei bambini che le due donne portano in grembo. Maria, dopo l'annunciazione, avrebbe potuto concentrarsi su se stessa, sulle preoccupazioni e sui timori dovuti alla sua nuova condizione. Invece no. Lei si fida totalmente di Dio e pensa ad Elisabetta. Si alza ed esce alla luce del sole, dove c'è vita e movimento. Malgrado l'annuncio sconvolgente dell'angelo, la giovane non si lascia paralizzare, perché dentro di lei c'è Gesù, potenza di resurrezione. Si alza e si mette in movimento, perché è certa che i piani di Dio siano il miglior progetto possibile per la sua vita. Maria diventa tempio di Dio, immagine della Chiesa in cammino, la Chiesa che esce e si mette al servizio, la Chiesa portatrice della buona novella. Maria è modello del cristiano in movimento, non immobile davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o intrappolato nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l'esterno. È la donna pasquale in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande altro, che è Dio, e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta. La parola che oggi il Vangelo ci suggerisce è uscire da se stessi.